Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare dei scambi che vi converrebbe fare in questo momento al fantaciclismo, perché tra poco inizieranno le classiche delle Ardenne e tra poco ci sarà anche il Giro d'Italia. Quindi, quali corridori vi converrebbe acquistare? Oggi ne andiamo a vedere 5. Soprattutto se avete qualche corridore che avete già acquistato e non sta andando molto bene, oppure come vi ho già consigliato nello scorso video, un Mathieu van der Poel che per tanti mesi non correrà e visto che vale tante fantamilioni, vi conviene scambiarli con altri corridori che in questo momento corrono e vi possono fare tanti punti. Andiamo col vedere il primo corridore da budget molto basso che vi converrebbe avere in squadra. Sto parlando di Arnold Teada, corridore dell'Astana, colombiano, molto giovane. L'anno scorso in più appuntamenti si è fatto vedere nel Giro dei Paesi Baschi, l'abbiamo visto lavorare per l'Astana, non è andato molto bene, ma secondo me nella stagione ricaverà un piccolo spazio per farsi vedere. E ovviamente se non avete visto il video delle sorprese che avevo fatto inizio anno, vi conviene dargli comunque un'occhiata, perché quasi tutti i corridori che ho nominato adesso stanno facendo le scintille. Un esempio è Tom Pidcock che ha appena vinto il Giro del Bramante davanti a Wout van Aert. E a fine video ve lo lascio così potete comunque rispulciarlo e ricambiare le vostre squadre anche con loro. Anche se i loro punteggi sono già lievitati tutti. Dopo vi direi Benoît Cosnefroid, corridore della Jet d'Auxerre. Corridore comunque abbastanza costoso. L'anno scorso è arrivato terzo alla Freccia del Bramante, è arrivato secondo alla Freccia Vallone e un corridore così molto forte nella categoria Under 23, per il prezzo che ha, comunque non ai livelli di Julien Alaphilippe, che ha puntato veramente forte alle Ardenne, vi consiglierei di metterlo in squadra, perché non ha un budget altissimo, ma potrà avere una grande resa. Difatti, anche lui il Giro del Bramante era veramente in una buona condizione, che secondo me è di buon auspicio per le classiche delle Ardenne. L'altro corridore che vi direi, soprattutto per il Giro d'Italia, spero che sarà il capitano, anche se lo dubito, è arrivato quinto alla Tirreno-Adriatico, è Matteo Fabbro. Proprio perché è sempre stato un gran gregario nella Bora-Hansgrohe. L'anno scorso ce lo ricordiamo sul Vesuvio, il Giro d'Italia, che si è messo a fare il suo ritmo e si è trovato da solo davanti al gruppo. Alla Tirreno-Adriatico si è trovato capitano e ha colto un buon posto con tutti quei corridori che c'erano in quella grande gara. Ricordiamo la vittoria di Tadej Pogacar. Dopo Fabbro, ve lo dico perché sta tornando ai suoi livelli, un corridore che ha praticamente fatto la storia del ciclismo, un velocista che ha colto quasi 150 vittorie nella sua carriera, vincendo una Milano-Sanremo, non so quante tappe al Tour de France e al Giro d'Italia. E sto parlando ovviamente di Mark Cavendish, che è già riuscito a vincere tre gare di fila al Giro di Turchia. Da quando si è sbloccato, erano già 3 anni che non vinceva, ne ha già vinte tre in 3 giorni. Quindi per le prossime gare un corridore del suo calibro probabilmente sarà anche schierato dalla De Koenig, penso in uno dei tre grandi giri. Vi consiglierei di schierarlo perché se torna alle volate che faceva qualche anno fa è un corridore che può farvi tantissimi punti. E ultimo corridore che vi consiglierei di schierare nelle vostre squadre, l'ho tenuto proprio alla fine perché è uno di quei corridori che ho visto in queste ultime settimane in migliore forma e che mi ha stupito di più, perché lo reputavo principalmente un velocista, ma mi ha saputo stupire anche nelle tappe dure, medio dure. Sto parlando di Aramburu. Vittorioso di una tappa Giro dei Paesi Baschi, ha fatto vedere grandi cose perché in discesa ha rotto il gruppo quando Roglic è andato a conquistare la maglia nell'ultima tappa. Quando rimanevano una ventina di corridori davanti al Giro dei Paesi Baschi era sempre là e nelle volate l'ho sempre visto abbastanza avanti in tutte quelle che ha fatto in questo ultimo periodo e nella scorsa stagione. Quindi uno come lui, se correrà nelle Ardenne, potrà sicuramente far bene e non solo là, perché nei grandi giri che andrà a affrontare sarà davanti molte volte. Quindi uno come Aramburu è consigliatissimo per le vostre fantasquadre perché non ha un prezzo troppo eccessivo, come tutti gli altri che vi ho elencato oggi. E spero che questi consigli per le vostre fantasquadre vi siano stati molto utili, perché sono quasi tutti i corridori che sono anche nella mia fantasquadra. E con questo cercate di avere dei buoni corridori per le prossime classiche dell'Ardenne, che faranno un bel po' di punteggio, siccome sono anche delle classiche
monumento e occhio anche al Giro d'Italia perché tra poco inizia, quindi iniziate già a caricare la squadra per dei bei corridori per queste classiche. Avete a disposizione, se non li avete ancora usati, 20 scambi gratuiti, poi si andrà a pagare 1,5 fantamilioni per scambio. E spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di mettere un bel like e soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale perché il 99,1% di voi non è iscritto. Quindi vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!